paura, eh? Buonasera a tutti, grazie di essere venuti oggi alla conferenza stampa di Luciano Spalletti per la chiusura della stagione sportiva corrente, che si è conclusa con l'Inter a 72 punti, classificatasi al quarto posto con la conseguente qualificazione in Champions League per la stagione del 2018-2019. Allora, la prima domanda a Inter no, TV, no, non no, devi no, dire se devi dire. All'inizio non voglio domande. Ok. Le faccio da solo oggi domande. Allora, funziona così. Che si ringrazia soprattutto la società per avermi dato la possibilità di vivere queste emozioni con questi colori addosso, che mi sembra che mi stiano anche bene, perché quando ogni tanto passo davanti agli specchi mi sembra che fa bella figura con questi colori, per cui la società, i miei collaboratori tutti, che sono più bravi di me, sono quelli che mi fanno trovare sempre a posto quello che deve essere il lavoro settimanale, a volte vanno anche più in là, sono tutti allenatori qualificati, tutta gente forte da un punto di vista caratteriale, perché noi ogni tanto scherziamo, ma il contesto di dove siamo nati diventa fondamentale. E per arrivare poi ad avere a che fare con il livello che siamo adesso, per quelli come me e come i nostri collaboratori c'è stato da pedalare molto e da dover superare momenti difficili che poi quando ti trovi a aver realizzato ti danno molta soddisfazione. E dietro le quinte tutto, che vuol dire tutti quelli che lavorano qui alla Pinetina, tutti, perché a cominciare da giardinieri, che gli chiedevo misure diverse del campo, dell'area di rigore, sempre a cancella, ridisegna, tutti quelli della cucina, tutti i magazzinieri, tutto il settore giovanile, perché il settore giovanile è sempre stato a disposizione. Stefano mi ha messo sempre a disposizione i calciatori perché si potesse formare poi un numero di giocatori che ci permettesse di sviluppare l'allenamento in maniera corretta, soprattutto simulare quelle che erano le condizioni di partita che avremmo trovato e dove saremmo andati a giocare. Grazie ragazzi. Questa volta non è l'acqua, questa volta c'è Fili, eh? Ti ricordi quando sei versato i bicchieri d'acqua? E poi naturalmente mi sembra di non essermi scordato di nessuno, i tifosi che si mettono in fondo perché loro sono la base e senza di loro sarebbe stato difficile cominciare a costruire qualcosa. Loro sono le fondamenta e noi abbiamo delle fondamenta importanti. Lì sopra ci si può costruire grattacieli pieni di vittorie, perché la nostra base, come si è visto, è lo zoccolo duro veramente, dove assolutamente bisogna ripartire, perché anche a Roma è stato bellissimo, è stata un'emozione bellissima. Io, siccome mi ero pentito di esserci stato poco in campo, poi sono voluto riuscire a starci un po' a contatto, perché erano tanti e perché li ho visti finalmente felici, cosa che assolutamente si meritavano. Forse la forza della squadra che avevamo davanti rende probabilmente più importante quello che è il nostro risultato, perché poi
Loro sono rimasti fuori dalla Champions League, e parlo della Lazio, però sono quelli che si sarebbero meritati un extra large di questa di questo numero che poi avevano accesso. Perché noi siamo riusciti a mettergli il naso davanti proprio negli ultimi minuti e si è visto sia quando ci sei giocato in casa e fuori, sia poi durante tutto l'arco del campionato, che ci è voluto, insomma, tutto quel cuore, tutta quella fortuna, tutto quello spirito, tutta quella bravura di questo equilibrio del campionato che poi era venuto fuori, tutta quella forza di questo equilibrio di campionato che era venuto fuori, per riuscire ad arrivare lì e giocarsi poi questa qualificazione nell'ultima partita, insomma, ecco. E la Lazio è una squadra di valore, una squadra di rango, sono stati bravi a saperla lavorare in questi anni e a farla crescere fino a questo punto. E questo forse, come dicevo inizialmente, rende merito a quello che è il valore, insomma, del risultato che si porta a casa. Poi volevo dire anche due cose su questo finale di campionato combattuto, si è visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo vestito di tutti i colori, si è visto le grandissime partite giocate da Juventus e Roma in Champions, si è visto la qualità assoluta che secondo me merita il premio della qualità del calcio esibito, il Napoli. Si è visto squadre come la Lazio stessa e l'Atalanta che avrebbero meritato di andare in fondo in Europa League, perché hanno fatto delle partite splendide e nessuno si riesce a raccapezzare ancora del perché poi siano uscite in quel modo. E probabilmente il ritorno di una cosa che si è verificata ieri, il ritorno di Ancelotti nel nostro campionato, è una certificazione alla qualità e alla crescita del calcio italiano che c'è stata. E sarà un motivo di piacere di averlo a fianco sulla panchina, e anche un po' di orgoglio, perché poi lui è un nostro prodotto, è un italiano, è uno di quelli che ha fatto veramente il bene del calcio italiano in giro per il mondo, per cui di questo lo ringraziamo e siamo contenti che ritorni a far parte di noi, insomma, ecco. Secondo me si può cominciare. Inter TV. Buon pomeriggio, mister. Sì. Intanto volevo chiederle di dirci i due suoi momenti top di questa stagione, quello che le è piaciuto di più e quando ha capito che questa Inter sarebbe entrata in Champions League. Due momenti, sono stati tanti momenti, diciamo. Quello più bello l'ultima partita, quello più difficile la sconfitta della Juventus, per come è venuta, non perché abbiano questo nome qui e perché siano poi degli avversari importanti per noi, proprio per come si è consumato la partita, ecco. Il momento più brutto che avrei voluto non vivere mai è quello che è successo alla famiglia Story. Quello che è successo alla famiglia Story,
famiglia che saluto caramente perché li ho conosciuti e gli sono vicino come tutto il calcio italiano. Mediaset a sinistra. Buon pomeriggio mister. Adesso si può pensare di colmare il gap dalle prime, come ripartire dopo questo risultato con grande soddisfazione? L'ha fatto sedere lui, da che parte ha fatto sedere? Da destra o a sinistra? Io lo so, sicuramente noi dobbiamo essere ambiziosi, noi dobbiamo essere di quelli che vogliono migliorare, perché qui vogliamo starci e ci stiamo bene e probabilmente ci sono delle cose poi che sono avvenute, che abbiamo consumato, che si possono fare anche un po' meglio, ecco. Per cui vogliamo continuare in questo ridurre poi la differenza che c'è fra noi e fra quelli che ci sono davanti in questo finale nella classifica finale. E in questo è già stato fatto tanto, perché poi se si vogliono prendere i numeri si trova conforto, insomma, in quello che è stata la crescita della squadra. È chiaro che poi questa differenza diventa notevole e si percepiva anche dentro la squadra, insomma, che il riuscire a raggiungere questo risultato era un pianerottolo, non era un gradino soltanto della scala, era andare proprio al pianerottolo superiore senza passare dai gradini. E bisogna lavorare bene, bisogna essere bravi perché l'anno scorso all'inizio abbiamo sbagliato qualcosa, come ho ridetto alcune volte. Non bisogna illudere i nostri tifosi, ecco. Chiaro che gli obiettivi dell'Inter sono importanti perché ormai l'Inter ha quella storia lì, ha quella forza lì, ha quell'impatto, ha quel rumore di cuori lì. E quindi bisogna essere all'altezza di quello che è l'emozione che danno questi cuori, ecco. Sky. Noi non bisogna fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, di raccontare delle cose sbagliate, perché poi voi giustamente, quelli di destra, le cavalcano e poi diventa tutto più difficile, insomma, ecco. Quelli di destra come divisione della sala qui, perché ci siamo sistemati. Quelli di sinistra vanno a cena, quelli di destra pagano, si è detto. Come si era detto, sì? Al contrario? Vabbè, allora mischiamoci, se no poi... Sky, vi chiedo una domanda perché siamo in tanti, se no poi finiamo tardi. No, allacciandomi a quello che si diceva adesso sulla chiarezza, no? Per quelle che sono le aspettative dell'allenatore che deve gestire un gruppo che adesso parteciperà ad una coppa importante, di prestigio, ma anche molto dispendiosa, che tipo di mercato andrà fatto proprio dal punto di vista dell'allenatore per cercare di essere competitivi e anche ambiziosi nei vari obiettivi che avrete? C'è un mercato simile a quello dell'anno scorso o molto diverso? Allora... La società ha cominciato a muoversi bene, ma ha già cominciato a muoversi bene, però poi bisogna far tornare dei conti, che diventa fondamentale questi paletti
ormai il calcio è cambiato in tutto. Prima se davano un calcio di rigore non potevi tornare indietro, ora danno un calcio di rigore e te lo tolgono dopo un minuto. Per cui prima si poteva fare, si poteva spendere quello che ci pareva, ora bisogna rendere conto a, a degli organi che controllano e che è giusto. E si chiama? Settlement Agreement. Perché tutta la mattina mi dice Settlement Agreement. E allora si chiama così, dove ci sono poi dei paletti. Bisogna fare chiarezza che questo Settlement Agreement è stato firmato dalla proprietà precedente, non c'ha a che fare questa proprietà qui, e alla quale noi, avendolo ereditato, bisogna continuare a mantenerne i, i criteri e le richieste. Quello che ho detto prima, insomma, noi dobbiamo fare un percorso dove ora, prima di fine mese, dobbiamo far tornare i conti su quello che sono bilanci, e per far tornare i conti bisogna riuscire a, a risanare la società come fanno tutte le società. Per cui poi ci sono degli specialisti che fanno questo lavoro e bisogna rimettere i numeri a posto. Poi si possono reinvestire, perché scatta un'altra stagione, si possono reinvestire mettendoci qualche cosa di più sopra. E però poi diventa difficile andare a fare nomi altisonanti come quelli che si è fatto l'anno scorso, insomma, ecco, che non è detto che non ci si possa arrivare, però poi passa tutto attraverso le partite giocate, quello che riesci a creare, che azione riesci a creare, che qualità che hai al momento che capita la punizione, che forza che ha in quel momento lì. Per cui in tutto questo discorso qui ci si può mettere che così vi si leva un po' di lavoro, che Cancelo e Rafinha in questo momento qui non si possono riscattare. Poi in un secondo momento vedremo, però in un tanto sarebbe venuta fuori la domanda se si tengono Cancelo e Rafinha, che sono stati due giocatori eccezionali e che hanno dato forza, hanno dato forza da un punto di vista calcistico in generale, forza soprattutto Rafinha da un punto di vista di convinzione mentale di essere stato in quei club che sono abituati a vincere sempre, e ha tolto qualche abitudine a lasciarsi andare per come è fatto caratterialmente, ecco. E funziona in questa maniera, purtroppo. Se no si spande e si spende quello che ci pare, e si piglia, si attacca uno striscione, bilancio dell'Inter sempre più bello, con ausilio Gardini e Antonello, e si va avanti. È un altro modo di fare, dipende che strada si può seguire. Rai Sport, in fondo a sinistra. Buongiorno mister, si è parlato, dandolo per scontato ormai, del suo rinnovo. Le volevo chiedere se, alla luce anche di quello che ha appena detto, è imprescindibile per il progetto Inter che rimanga Icardi? A me rimane difficile, giocatori di questo livello, dire quello che faranno, perché soprattutto è la sua volontà, e da un punto di vista di ruoli, siccome io ci sono già ripassato,
tenere uno che non vuole rimanere o che vuole andare diventa difficile, non è il suo caso, però dico che non si può poi andare a fare una richiesta del genere, perché bisogna vedere poi quello che può capitare sul mercato al calciatore, quello che può allettare dal dire a fare il professionista a fare esperienze diverse. È chiaro che se vanno via calciatori importanti diminuisce quella che è la probabilità o la possibilità di crescita, ammesso che non ne vengano altri più importanti o importanti come lui, che allora l'aumenterebbe se ne vengono più importanti. Poi dipende un pochettino da questo, ecco. Io, per quanto riguarda il contratto, ce l'ho e nell'Inter io ci sto molto bene, non fingevo niente in quello che dicevo nelle settimane precedenti, e da un punto di vista mio non sarebbe cambiato niente se non avessimo raggiunto questo risultato, perché poi un contratto si costruisce con gli obiettivi, si costruisce con i calciatori, si costruisce con le risorse, si costruisce con 26 ore di lavoro al giorno, perché bisogna fare 2 ore di straordinario, e questo porta tutte queste cose qui portano dei benefici importanti. La società ieri sera mi ha ribadito che il contratto lo vogliono fare, ma per me non cambia niente anche se dicessero diversamente. Io il contratto ce l'ho, perché se no poi se si continua a dirlo devo riprecisarlo, perché in funzione di come lo chiedete è un contratto firmato con il lapis, con la gommetta dietro, ci vogliono delle caratteristiche per quanto riguarda poi, ci vogliono delle qualità, ad esempio per gli interisti firmare un contratto equivale ad aver sottoscritto il futuro dei prossimi anni dell'Inter, e quando sei qui te ne accorgi che è una grande responsabilità. Non vai a firmarlo per aver assicurato 2 anni di stipendio in più, non contano niente, perché tanto poi quando non fai risultati, se avessimo continuato altre 2 partite quel periodo dove non si riusciva a richiappare la nostra identità e la nostra possibilità di fare risultati, fosse durato un po' più a lungo, cioè averlo di 1, di 2, di 3, di 14, di 27 a vita il contratto, che te ne fai? È soltanto per farci clamore, per creare poi un po' di confusione, un po' di tensione. Io ho il contratto fino all'anno prossimo, qual è questa fretta per firmare il contratto? Se poi passo un periodo come ho passato l'anno scorso che non faccio risultati, che fo? Continuo a farmi offendere da tutti quando vado fuori, e così voi fate gli articoli che hanno litigato, che... come no? Funziona così, in pratica funziona così. È un campionato bellissimo il nostro, sta venendo fuori sempre un calcio più appassionato, più frequentato da bambini, succede meno casino, ora stadi sempre pieni, cioè i tifosi di Inter e Milan sono un insegnamento importante, sono veramente una tifoseria europea. Quello che vivi a San Siro lo vivi in tanti altri stadi in dimensioni diverse, perché poi sia noi che il Milan abbiamo ricevuto tantissimi tifosi, ma nei derby, cioè questa partecipazione, questa,
questo volersi divertire che fa un po' più parte del calcio europeo, al di là invece di mettersi sempre dentro qualcosa che poi crei una reazione e che dentro le reazioni poi litigi. Secondo me ci si guadagna tutti, però vedo che è dura, ma tanto anche lì poi alla lunga la gente che ha passione, che ama una cosa, vincerà, perché va attraverso quello che è il proprio sentimento, i propri affetti, le proprie attrazioni. Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio, buonasera. Più che guardare avanti, provavo a farti una domanda su quello che si è appena concluso. Durante la stagione hai detto un paio di cose che non hai mai spiegato, dicendo che l'avresti fatto alla fine. Me le sono tenute lì. Una, se si può, era legata a Skriniar, che hai detto che dall'inizio c'è stato un episodio che ti ha fatto capire che era speciale, che aveva voluto l'Inter in un modo speciale. La seconda, quando ci hai dato un po' degli orbi, perché non capivamo che prima del Benevento c'erano stati delle cose evidentissime che ti avevano fatto capire che era finito il tunnel, che eravate usciti dal tunnel. Abbiamo provato a chiedertele, hai detto, ve le dirò a fine stagione, siamo qua. Allora, sul Skriniar non mi ricordo. L'ha detto Piero Ausilio, l'ha detto, non l'ha detto lui. Di Skriniar non mi ricordo, allora, però è stato un impatto importante. Lui gli vedi sempre quella faccia lì, gli vedi sempre quella faccia del tranquillo che sembra quasi che ti dica, che vuoi fare? Fammi vedere, dai, che vuoi fare? Dove vuoi andare? E vediamo chi arriva prima. Ti fa scegliere il posto dove andare e poi si mette a disposizione per gareggiare a chi arriva prima. Un ragazzo di una integrità fisica, di una educazione, di una moralità, di una qualità di calciatore, personalità, carattere forte. Ma lui, siccome l'ha sempre detto che vuole rimanere all'Inter, che ha scelto l'Inter, che gli fa piacere, lui se venisse messo in discussione il fatto di rimanere qui mi dispiacerebbe come altri calciatori, ma al massimo livello il dispiacere. E poi il ho trovato, no, sembrava che ci fosse una congiunzione astrale di quelle poco poco favorevoli, che dove non si riusciva, o perlomeno i giocatori soprattutto pensavano che ci fossero dei motivi esterni che non insuperabili, che non avessero a che fare niente con il calcio giocato, come se ci fosse qualcosa che ti veniva a togliere le energie per e io ho trovato questa cosa qui. Prego? L'ha fatto chi? Non si crede a questi noi, è un mondo diverso questo. No, se piace un po' meglio, ci ho pensato, come dirvelo, non ho trovato parole, è difficile. E si vedeva che loro pensavano che era un conto che dovevi pagare, che riguardava questi ambienti, perché come si è ridetto alcune volte, però poi un episodio ben preciso c'è stato, e allora poi soprattutto in quei momenti lì bisogna tu pigli qualche cosa che sia definito, è quello, e intanto si è vinta una partita male, ma si è vinta, poi è quello, ha visto che questo episodio dell'altro è, e poi è andato, è quello, lo so. E non so come dirlo, però è vero, è successo, sì, ho raccontato la verità,
No. se ci avessi parlato prima con te tu mi avresti dato delle idee, però si vedeva insomma ai calciatori la temevano che non dipendesse poi da quello che avrebbero fatto sul campo il cambiamento. Era così. E invece poi si è cominciato a ripartire, poi qualche volta l'ho chiappata, però ti riscivolava. si riandava a fare dei tempi o dei mezzi tempi un po' differenti, dove tu perdevi poi quei connotati che tu dovevi avere, insomma, ecco. Mentre poi nell'ultima partita, negli ultimi 20 minuti si sono avuti, gli ultimi 20 minuti della partita a Roma spettacolari, anche il secondo tempo, ma non perché si è vinto, no, guarda la gente come si atteggiava anche quelli in panchina, come si atteggiavano, come non hanno avuto quelle debolezze che ho rivisto spesso di pensare tanto non ce la faccio, probabilmente non ce la faccio, oppure ma non sono fortunato, ma io non ho fortuna. Ci sono quelli che non riescono a chiappare dentro se stessi quelle qualità che si ha tutti, c'è chi le ha in un modo e chi le ha in un altro, e tutte possono portare all'obiettivo che tu vuoi raggiungere, però loro sia o fisiche o mentali o caratteriali o spirituali, ci sono delle forze che se tu possono sopperire a quell'altra, se tu riesci a prenderle, e loro sembrava che non ci riuscissero, ecco. Invece nell'ultima partita ho visto veramente gente fortissima che ha veramente ritrovato quella qualità. Durante una partita ci sono, come per esempio la partita, l'ultima partita contro la Lazio, si è visto bene che ci sono la somma di due forze il cui valore finale rimane immutato, perché funziona così. Poi però è la distribuzione fra esse che fa la differenza, perché poi, come si è visto lì dentro la partita, la Lazio ha cominciato a pigiare forte e ha avuto la prevalenza del momento della partita. Però quello che noi abbiamo fatto bene è di mantenere i nostri connotati, di non alimentarli, perché queste due forze qui hanno lo stesso livello, poi mano a mano che una cresce, quell'altra gli concede quello che è. Invece loro sono cresciuti, ma noi non si è concesso niente, noi siamo rimasti lì, non abbiamo alimentato niente, loro da noi non hanno ciucciato niente, loro sono stati bravi a prendersi il suo campo, a farsi le sue azioni forti dove hanno avuto il comando del momento della partita, però noi siamo sempre rimasti lì e poi piano piano ci siamo tentati di riorganizzare e di andargli poi a rispostare quest'ago della bilancia per avere poi la possibilità noi di montargli un po' addosso e di vedere se loro cedevano. E mi è sembrato che da ultimo noi si sia preso qualcosa anche delle loro qualità negli ultimi minuti. Cioè questo forzare, loro hanno forzato e noi non gli abbiamo concesso, non gli abbiamo, come ho detto prima, alimentato niente. Poi invece da ultimo noi ci siamo nutriti della loro forza un pochettino, e quello ha fatto la differenza, e questo è quello che poi diventerà
fondamentale nella ripartenza della prossima stagione, perché quei 20 minuti lì debbono essere i 20 minuti del riscaldamento di ogni partita che andremo a giocare nella prossima stagione. Quello farà la differenza, quella forza mentale caratteriale che hanno avuto lì. Ranocchia, l'avete visto come è entrato o no? Ranocchia, che me l'avete offeso il primo minuto che sono arrivato qui, che io lo conoscevo e che me l'avete tritato. Io lo conosco bene Ranocchia da anni, l'avete tritato per anni Ranocchia. Ranocchia non si muove fino a che io sto all'Inter. Se lui vuole rimanere all'Inter, rimane all'Inter, perché è un giocatore fortissimo da un punto di vista mentale, giocatore fortissimo. Poi ci sono gli eventi, ci sono i momenti, ci sono... Su Ranocchia posso dire che dentro lo spogliatoio è la coscienza per gli altri. Ci si passa davanti e ci si confronta con Ranocchia. È un brutto confrontarsi perché ti piglia tutto lui, nel senso che ci si specchia bene in lui, bello, è bello massiccio. E lì c'è veramente il metodo di misura per essere puri al 100% dell'Inter. Ranocchia è uno puro al 100%, interista al 100%. Corriere dello Sport. Eccomi, ciao. Torno su quello che ti ha chiesto Marco, in questo senso. Ci hai fatto capire che lo scorso anno le aspettative quando siete partiti erano, spiegami meglio te, troppo alte per quel che riguarda forse il mercato, no? Perché come obiettivo mi sembra che, se ricordo bene, la società aveva fissato la... Mi hanno detto di non farlo vedere, se no io tiravo fuori le lavagne che si è fatto in ritiro l'anno scorso. Cioè, si è cominciato a parlare di nomi che non potevano venire. No, aspetta, ti concludo. Quindi allora, scusami, no, concludo. Perché io non volevo andare sul mercato, ma volevo più sugli obiettivi della prossima stagione. Lo scorso anno l'obiettivo fissato alla società, mi sembra che tu avevi condiviso e che poi avete raggiunto. Io non ho condiviso niente, perché se te mi vieni a dire che questo obiettivo con queste caratteristiche, l'obiettivo è questo perché le caratteristiche per arrivarci sono queste. No, sto parlando della Champions. Sì, ho capito. Io non ho condiviso niente. Dopo che siamo partiti, loro non mi hanno messo a disposizione quello che avevano detto prima. Per cui non va bene per me l'obiettivo. Poi è chiaro che non posso tornare indietro. Però tu mi dici l'obiettivo in base a quello che mi metti anche a disposizione. Tu hai fatto per tutto l'anno i nomi che poi non sono arrivati mai. Tu. E perché facevi quei nomi lì? Sapevi non potevano arrivare? Perché non mi rispondi? Bah, perché te li facevano loro. Dici te li faceva. Chi ti rispondeva al telefono? Bah, dillo. Perché? Se no è così, diventa troppo facile. Vado avanti. Sì, avanti. E ci si può fermare qui, perché è questo il nocciolo della questione. Cioè, bisogna arrivare in Champions e ci sono quelle squadre che sono arrivate 25 punti davanti. Si è fatto un mercato per sopperire a 25 punti di differenza, si è dato via 8 giocatori e se ne è presi 6. I nomi di quelli che si è dato via li sai? Cioè, qualcuno. E quelli che si è preso? Noi si è fatto confusione in quel momento lì, perché si poteva fare diversamente, se no, siccome sembrava che si potesse andare a mettere mano dove ci pareva, allora si è fatto un po' un ragionamento, un movimento a braccio, un movimento grossolano, senza andare a fare le scelte ben precise, perché tanto poi si può andare a rimettere dentro il gioco. Poi a un certo punto si è detto basta,
Si è detto basta e si era detto che si poteva andare avanti, poi non è stato determinato da nessuno, però sono state delle novità che hanno detto basta. Allora io posso dire no, non l'accetto più di entrare in Champions League, perché si era detto cose differenti. Poi incomincio ad essere quello che deve essere un riferimento importante come la società, come i calciatori e come tutti quelli lavorano lì, un riferimento importante, comincia a criticare quello dove deve lavorare. E non va fatto mai, lei è il peggior nemico, è il peggior difetto che si possa avere. Allora sono andato dritto. Però il mercato che è stato fatto è un mercato, poi non so, è un mercato simile a quello a quello che sapeva come valori di squadra e via dicendo, perché poi se vai a vedere va via uno, arriva un altro, però insomma Vecino è un grandissimo calciatore, Borja Valero è un grandissimo calciatore, ma Condobbia è un altro grandissimo calciatore, perché ieri hanno messo la clausola di 80 milioni su Condobbia. Io venivo a allenarlo la sera all'8. La sera veniva a allenarlo da solo per vedere di farlo rimanere, perché a me sembrava un buon calciatore. Qui si tende a sciuparli i giocatori in generale invece a proteggerli, probabilmente perché poi va da un'altra parte questo e loro gli danno questo valore qui, invece noi, visto che lo hanno riscattato subito, probabilmente gli si è dato un valore differente a quello che ha, no? È successo così, per cui non penso. O Medel è un giocatore da usare, un giocatore che in centinaia mi hanno fermato: mister, ma te con Medel ti ci sei mai allenato? L'hai mai visto che carattere, che temperamento che ha? E lui, vai a cercare queste cose qui, e lui ce l'ha veramente queste qualità qui. Poi si è dato via Jovetic, si è dato via giocatori, eh? Muriglio, che sono giocato, poi tu va a prendere Skriniar e è diventato questo qui, ma viene alla Sampdoria, ha fatto un anno solo, ora guai a chi lo tocca, ma poi se la parabola ti piglia differente, te non hai fatto un mercato dove hai confermato quello che dicevi loro, per cui io potevo tornare indietro. Ora che tu mi accrediti di aver sottoscritto di arrivare per forza, e c'è da guadagnare 20 punti su un'altra. E per voi era un fallimento, per me no, per voi era un fallimento, perché per voi sono tutti falliti, perché si va a letto la sera con un po' d'acidità e allora ci si risveglia e brum, ci parte il braccio. E non è così. In Italia quest'anno hanno fatto moltissime squadre benissimo, moltissime. Ci sono molte squadre che hanno fatto calcio, le presenze agli stadi lo dicono e via dicendo, per cui io non avevo sottoscritto nulla. Secondo me i giocatori sono stati bravi a portarci lì, perché c'erano altre società che potevano competere con noi, se no mi sembra di leggere una piccola differenza su come sono state trattate, piccola differenza su come sono state trattate a livello giornalistico delle società che riguardano l'alta classifica. Mi sembra dall'inizio, se tu vuoi te li faccio rileggere i titoli. Sei d'accordo o no? No, tu sei d'accordo più nulla. Te tu vuoi essere quello che è d'accordo sul pesticciare quell'altro. No, no. Eh sì, perché mi viene a dire tu hai sottoscritto, io non ho sottoscritto niente, e te lo dice lo sottoscritto. Il primo giorno ci hai detto che comunque l'obiettivo era la Champions. Ma c'era da fare mercato, c'era da fare tutte queste cose, l'obiettivo è la Champions. Ma hai scritto che Suning ha deciso che sarà Spalletti a spendere quei 150 milioni, voi te lo pigli il giornale? Come, lo prendo? Eh? Guarda, prendecelo lì, ce l'ho attaccato un bacheca. Prendi il giornale dei 150 milioni. 150 milioni da spendere, tu sei quello scelto per Spalletti, è quello che è stato scelto per spendere il tesoro dei... Non è andata così, per cui non mi accreditare di aver detto cose
se non in base a quello che mi viene detto. Funziona così, che garbi o che non garbi, questa è la verità e tu lo sai, poi anche lì dipende che verso, che taglio si vuol dare poi alla cosa. Per cui questi giocatori sono stati bravissimi, a un certo punto siamo stati in difficoltà anche numerica, poi siamo andati a prendere Lisandro, ma si è giocato delle partite dove siamo stati risicati e qualche volta insomma, poteva fare anche la differenza, non so perché poi le partite vanno rigiocate. Completo, perché non volevo arrivare qua, volevo andare da un'altra parte. Ora sì, ti conviene girare. No, a me non mi conviene niente, no, io girare. Sono tranquillo. riguardo l'obiettivo della prossima stagione, tu hai accennato prima rispondendo alla domanda di Marco, in questo momento è impossibile, perché tu hai parlato di miglioramenti, che nel DNA dell'Inter c'è comunque sempre la necessità di puntare in alto, eccetera, eccetera. Voi avete già raggiunto questo obiettivo che è importantissimo, ecco, che tipo di miglioramenti potete fare il prossimo anno? Che vuol dire? Ma che mi vuoi fare, scusa? Che tipo di miglioramenti da un punto di vista, da un punto di vista di posizionamento bisogna star qui dentro? Non ti voglio fare e miglioramenti, poi è chiaro che si cerca di avvicinare la differenza con gli altri, però tu ci sei arrivato mettendo, come ho detto prima, mettendo sulla riga, sul photo finish, non so che conta nelle corse dei 100 metri, se conta, che conta il braccio, conta no, che conta la spalla, e sei riuscito a mettere, c'hai il giro manica imbottito e ti è andato di là prima il tuo alla riga, e poi bisogna rimanere qui e là, perché gli altri, cioè il Milan quando siamo partiti, dove me lo collocavi con il mercato che aveva fatto? Qual era il motivo del perché bisognava arrivare davanti al Milan per forza? Sei arrivato dietro l'anno prima, ha fatto il mercato che ha fatto, c'hai da giocarci, perché mi vuoi creare questa? L'Atalanta era davanti, la Lazio era davanti, la Roma, tu la vedevi? Dici ma noi siamo forti perché siamo convinti di avere dei giocatori forti, di avere dei giocatori, sì siamo forti, ma ricorda che tu sei quello che esibisci, tu sei vestito di grigio e con la cravatta fucsia e un tulla gialla, per cui tu sei le parole che dici professionalmente. Sei i titoli che fai, sei le domande che fai, non sei un altro. Uguale noi siamo quelli che hanno questa classifica qui. Ognuno è quello che fa durante il giorno. Ha voglia di raccontare, poi ci sono fatti, io sono uno sportivissimo, sì, vai a giro vestito così, tanto sportivo, tu sei un elegante. Per cui ognuno è quello che è. Quello che fa vedere di essere, quello che scrive e quello che dice, in questo caso qui. Io sono quello che faccio vedere durante i giorni che sto qui a tutti gli operai che vivono qui e che stanno a lavorare con me. Per cui è così. Tutto sport qui in mezzo. Buonasera. Prima non ci ha svelato il famoso episodio e non ci ritorniamo. Poi volevo chiedere invece come ha fatto a far svoltare Brozovic. Perché lei ha cambiato un po' tutta l'Inter, visti i risultati degli ultimi anni. Però Brozovic era forse l'emblema di una squadra che poi si sfaldava. Come ha fatto a cambiarlo? Brozovic è il segno che a me mi sembrava di essere uno che aveva allenato ormai da qualche anno e che difficilmente prendeva una mezza cantonata con quella che poteva essere la definizione di un giocatore, invece un Brozovic l'ho presa perché nella prima parte ero straconvinto, pur facendolo giocare, poi andandogli a dire delle cose belle in un settore di campo dove invece lo limitavo, perché quest'altro settore di campo eh,
mi sembrava che fosse importante presidiarlo sempre durante le partite, e lui invece, attraverso la sua disponibilità, attraverso me lo lasciasse vuoto qualche volta. Poi, siccome si è persistito nel non trovare quel giocatore lì nelle qualità di altri, allora poi quando si diceva si fanno le prove, però bisogna stare attenti a fare le prove, perché poi si rischia di sciupare quello che si è fatto anche di buono a forza di rimestare. Invece facendo le prove poi, ma sei veramente così? Ma effettivamente ti garba andare a recuperare palla anche in questa maniera qui? Giocatore fortissimo in quel ruolo, giocatore perfetto. Lui è sempre stato abituato a giocare soprattutto mezzala, parlando con lui mi diceva, ha giocato anche qualche volta mediano, però quando uno ci gioca poco poi va un po' a riflettere o a riprendere il verso di quello che è abituato a fare. E invece poi dopo due volte è tutto un altro giocatore, nell'ultima partita ha fatto due rincorse di 70 metri con levata di palla in scivolata a camion con il rimorchio che anche lui si pensava che fosse un debole, si pensava che fosse un leggero da un punto di vista di lotta pura, di motivazione vera, mentale, del non dartela mai vinta. Invece ha fatto vedere, e lui effettivamente è quello che ci ha dato una mano importante ad essere per lunghi tratti squadra forte, nonostante poi ci siamo ripersi in alcuni momenti o si è perso qualche caratteristica, però si contano sulle dita di una mano, e magari anche qualcheduna di queste qui perse che si contano facilmente, nell'ultima partita c'è stata anche un po' di sfortuna, insomma, ecco. Te Lombardia, in mezzo. Buonasera mister, sono qua. A proposito di Brozovic, quello che ci si chiede è... Sì, scusa. Quello che ci si chiede è, si chiedono anche i tifosi, ma Brozovic quello vero, che lei credo come nessuno è riuscito a rendere il calciatore che nessuno probabilmente aveva mai visto all'Inter, è quello da post Inter-Napoli, cioè anche in ottica futura dalla prossima stagione, cioè mentalmente lei ritiene che ha fatto il salto di qualità, è un giocatore imprescindibile, perché poi il dubbio è, nella sua esperienza all'Inter, queste fasi di alternanza anche di rendimento mentale. In quel ruolo lì non gli succede più di avere alternanza, è un giocatore forte, punto. Un giocatore forte e basta, anzi, fortissimo, e si sente coinvolto e è contento e si riparte da lì. E poi... Una domanda. Il giornale. Sì. L'entusiasmo della notte dell'Olimpico, la società ha detto proveremo a vincere lo scudetto l'anno prossimo. Secondo lei, per provarci serve un mercato di qualità? Andare avanti. Secondo me non hanno detto così. Tenteremo, proveremo. Serve un mercato di qualità o di qualità per provare a inseguire lo scudetto? Serve un mercato dove ci vanno messi i giocatori e dove vanno spesi i soldi a livello di quelle che lo vincano, perché diventa difficile se no, o perlomeno noi come aspirazioni abbiamo il massimo delle soddisfazioni da ridare, il massimo della felicità da ridare ai nostri tifosi, e loro sono stati felici veri, per cui il massimo vuol dire lì, però in questo, diciamo, in questo programma, in questo progetto ci hanno messo un lasso di anni che non riguarda la prossima stagione, perché se no si ricomincia a farsi del male, a illudere i tifosi, e non è corretto, il tifoso va protetto. Va fatto allo stesso modo di come loro hanno fatto con noi nei momenti difficili.
sono venuti a proteggere quelli che ci attaccavano e che cercavano di ributtarci poi nel buio, di rispengerci le luci, di farci ristare poi nelle tenebre. Invece poi la squadra si è ribellata, ma il pubblico ha avuto un ruolo fondamentale, e anche quando abbiamo perso, perché noi siamo usciti da San Siro dove sì, erano amareggiati e qualcuno ti ha detto qualche cosa, però hanno visto che la squadra ce l'aveva messa tutta, e la squadra ce l'ha messa tutta spesso, ragazzi, io ve lo dico perché quello è il mio lavoro e l'ho visto bene, per cui ero tranquillo. E quando dopo la partita con il Sassuolo sono andato a dirgli nello spogliatoio, prima che ci fosse la partita di Crotone, ve lo voglio dire prima quello che penso di voi. Oggi, prima una partita della fine, due gli altri, e non so dove vada a finire, per me il discorso finale sarà questo qui. E c'erano anche loro, c'era anche la dirigenza quando ci siamo parlati, per cui... È perché loro avevano fatto veramente uno sforzo, e avevo visto la buona fede di magari non essere riusciti a chiapparsi da dentro tutto quello che si diceva prima, però grande impegno, grande professionalità, grandi qualità umane e attaccamento a quelli che sono poi appartenenza a questa squadra, a questi colori. Calciomercato. Buonasera mister, le volevo chiedere, per insomma cambiare un po' argomento, oggi abbiamo visto un po' per caso, passando di là, non dovevamo, ma ci siamo passati per caso, un incontro tra il direttore sportivo dell'Inter e l'agente di un calciatore importante che è Barella. Ne abbiamo parlato anche molto nel corso della stagione. È un giocatore che le può piacere, detto che questo agente è anche poi il procuratore di Nainggolan, e poi è sempre bello fare calciomercato. Ma la mia domanda è su questi due giocatori. Se, vabbè, Nainggolan lo sappiamo quanto le piace, ma sappiamo che uno di quei nomi, e abbiamo detto appena, è inutile illudere i tifosi. Su Barella non si illude nessuno, perché è un giocatore che si farà. Le chiedo, un giocatore che le piace? Guarda, secondo me tu lo ribecchi in difetto, Piero Ausilio, tu ce lo ribecchi a parlare, e sul lavoro lo fa da mattina alla sera. Oggi doveva venire qui prima perché c'era appuntamento, gli è cresciuto un appuntamento, dice sono arrivato tardi, sono arrivato ora perché mi è capitata questa cosa, per cui gli capitano di continuo, e soprattutto ora è il suo momento dove deve far vedere la sua qualità insieme poi a Gardini, insieme a Antonello, insieme ai nostri direttori che avranno da spartirsi anche delle cose da fare in questo momento qui. Sa benissimo quelle che sono le cose che dovremmo fare, poi è chiaro che lì c'è sempre questi numeri che per il momento devi mettere a posto, e non sai dove gli puoi prendere questi numeri per poterli ributtare da un'altra parte, insomma, ecco. Per cui, fermo. Barella è un buon calciatore, Barella è un buon calciatore. Nainggolan anche. FC Inter 1908. Buonasera mister, a proposito di futuro, qualche ora fa è atterrato a Milano Lautaro Martinez, volevo chiederle un commento, se voleva dire qualcosa a proposito del giocatore. Mi sembra che il calciatore, io l'ho visto soltanto in casetta, ma lì ci abbiamo gente che lo conosce bene, di cui ci si può fidare, tipo Zanetti, tipo Milito, che l'hanno seguito e che sanno quello che è il suo valore, per cui società ha portato un calciatore forte che può essere uno importantissimo in prospettiva. È chiaro che ci sono tutti quei piccoli poi passaggi da fare dove
conteranno anche le sue reazioni, ma insomma ora i calciatori ci siamo formati bene, bravo da un punto di vista tecnico, è forte da un punto di vista fisico, è un giocatore anche sano mentalmente, per cui siamo contenti. Tutto mercato web. Ecco, mister, buon pomeriggio. Io invece volevo fare una domanda che in realtà le ho già fatto. Lei aveva chiuso il bandone, come giusto che sia, prima dell'ultima partita. Una domanda scomoda, non lo so, però insomma, siccome se ne è parlato tanto e finalmente la stagione è finita, io vorrei chiederle se ha avuto la sensazione che nell'arco di tutta la stagione intera qualche scelta arbitrale possa aver compromesso il cammino della sua squadra o di qualunque altra. Grazie. Guarda, nell'ultima partita c'è stata una qualità, secondo me, quasi impossibile per quello che era l'importanza della partita. E forse questa è la sintesi di tutto. Nella partita più importante, uno degli arbitri più importanti a livello italiano, che da un punto di vista mio gli auguro di visto che non si partecipa a mondiali di essere l'arbitro della finale, per come ha fatto vedere di essere professionalmente preparato, ecco. Per cui si rimane lì, noi siamo convinti di doversi comportare in un certo modo, di dover dare rispetto allo stesso tempo di doverlo ricevere, per cui in passato c'era stato qualche confronto che era rimasto senza soluzione. Allora abbiamo deciso di essere quelli che facevano il primo passo, di non andare poi a creare difficoltà, tant'è che i numeri nostri lo dicono, noi abbiamo avuto due ammoniti e un espulso in tutta la partita, due ammoniti per proteste in tutta la stagione, che è una roba impossibile. Gli ammoniti per proteste in tutta la stagione sono Perisic su quel fallo di Bonucci nel derby lì sulla linea di fondo, che poi gli aveva portato via palla e che gli è stato fischiato fallo, che era un'occasione da gol, e su D'Ambrosio sul fallo di Pjanic, sulla mancata espulsione di Pjanic, dove poi c'è stato anche nella stessa partita anche l'espulsione di Vesino, perché noi abbiamo avuto un giocatore solo espulso per gioco falloso, due ammoniti per proteste, perché non debbono andare intorno all'arbitro a esercitare quello che è il proprio pensiero, che nei momenti di fatica a volte è anche sbagliato, per cui noi si riparte da lì. Ribandone chiuso, quindi. Corriere della Sera. Buonasera, mister. Sì. Volevo chiederle, proprio per evitare di fare confusione come è capitato l'anno scorso con i nomi, ieri vi siete chiariti nell'incontro che avete avuto con i dirigenti? Non c'era da chiarire niente. No. Perché senso, chiariti? Giusto per evitare magari di ripetere quello che era successo l'anno scorso. Ah, cioè, a livello di nomi fatti, che poi giocatori che non potevano venire, come ha chiarito prima. Io devo stare attento a come parlo, perché poi secondo me si parla, ci si crea anche dei problemi, poi però è un po' quello che ho detto. La società ora deve essere brava a far quadrare poi questi conti, e poi si reinveste questi soldi, per cui si fa in base alle possibilità di questi conti quello che deve essere il mercato e quello che deve essere l'obiettivo. Un po' di volta in volta si può fare le valutazioni, insomma, ecco. Quello che si è fatto l'anno scorso non è come dice lui, perché sono state promesse delle cose che poi non sono state mantenute, e invece tu hai firmato che il traguardo della Champions League, sì, io l'ho firmato su quello che mi era stato detto, ma non sono state mantenute quelle cose lì, per cui ora si riparte e si vede.
fatto, siamo arrivati dopo 7 anni in Champions League, ora se si ricomincia a parlare di scudetto, quello che ne parla poi dovrà rendere conto, perché poi non è detto che noi non si riesca a fare dei risultati anche importanti, ma mettersi in debito subito, cioè, non capisco come mai, perché tanto quello poi diventa lo zoccolo duro del confronto che si ha tutte le settimane quando vengo qui da voi. Lo scudetto vince una, voi lo accreditate a 7 e riborda con i falliti, ce ne sono 6 falliti. Se non lo vincesse nessuno, voi siete ancora più contenti voi. Non si è assegnata a nessuno, è una sega il lavoro, che spettacolo. La stampa qui in mezzo e poi chiudiamo con FC Inter News. Salve, sono qua. Sì. Le volevo chiedere, allora, io ho un dubbio e una domanda. Lei ha puntato, è stato molto chiaro nel dire che l'anno scorso non sono state mantenute le promesse, quindi volevo chiederle una cosa: se la società dovesse metterle, cioè che a squadra, diciamo, se una società le mette a disposizione la squadra A con obiettivo A, va bene, giusto? Cioè, no, sì o no? Provi ad andare. Mi sembra di aver capito. E a questo punto mi viene un dubbio: se la società dovesse metterle a disposizione, io dico squadra A o B, ma senza, può essere anche C, può essere anche 1, 2, 3. C'è la possibilità, cioè se le dovessero dire mettiamo a disposizione una squadra A, no, B, vogliamo l'obiettivo A. Noi ci sono delle limitazioni anche sportive. Delle limitazioni. Non solo economiche. Sì, anche sportive. Volevo arrivare, ma potrebbe cambiare idea sul suo futuro? Non cambio idea, vengo e dico quello che mi sembra giusto dire. Non faccio come l'anno scorso. Ah, quindi comunque... Dico quello che è la verità. L'anno scorso non ho detto quella che era la verità a quel punto lì, per cui stanno, sì, siamo tutte e due contenti di lavorare insieme e poi si parte e si comincia. Con chiarezza. Ma secondo me sì, bisogna farla, bisogna averla. Grazie. FC Inter News. Salve mister, lei prima ha detto in maniera chiara che in questo momento per quelli che sono i paletti, Cancelo e Rafinha non potranno essere riscattati all'interno di quella data che era stata prestabilita tra le società che sono in ballo per questi due giocatori. Lei preferirebbe in questo caso cercare già dei sostituti comunque in previsione del fatto che magari a questi giocatori più avanti sarà più difficile arrivare, o magari dice no, se me li danno a fine agosto, non a metà, perché adesso finisce a metà il mercato, li aspetterebbe anche per quello che hanno dato? C'è una scadenza, poi è chiaro che in un secondo momento si possono rifare. Noi siamo abbastanza coperti come rosa in generale per quelli che sono i numeri che dobbiamo avere, però poi bisogna completare, per cui si comincia a lavorare e si guarda di tenere aperte tutte le porte, anche se la vedo dura, insomma, per quello che sono soldini che ci vogliono, che hanno richiesto per riscattare questi due giocatori, ecco. Però poi vi verrà risposto anche da Piero, insomma, dai direttori. E poi? Basta. Grazie. Buonasera a tutti.